Non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. È crashato il gioco e ho perso la registrazione. Meno male che non abbiamo fatto un cazzo di niente. Ah, che Cristo. Sei ferito? La caviglia. Come ti chiami, fratello? Altair, figlio di Umar. Umar? Ah, sì. Era un bravo uomo, morto così come è vissuto, con onore. Altair! Ci hanno traditi! Il nemico ha occupato il castello! Te la caverai. E Al-Mualim? Dove si trova? Era all'interno quando i crociati sono entrati. Non possiamo fare niente per lui. Altair! Lascia perdere, dobbiamo ripiegare. Quando chiudo la porta del castello, aggirate i crociati nel villaggio e spingeteli nella gola. Non hai alcuna speranza. Abbas, niente errori. Vi prego, lasciatemi stare. Non c'entro nulla. Io non so, mi sembra. Ma che? Perché siamo con Altair? Purtroppo è successo un casino, ragazzi. Io non so adesso che cosa è successo. C'era un video in cui c'è una cutscene in cui. In cui c'era il nostro Ezio che stava guardando. Stava ispezionando la. Quella chiave che abbiamo trovato e mi si è interrotta la registrazione, nel senso che è crashato il gioco e adesso non so perché ci troviamo qui. Che palle però, cazzo. Un altro passo e il tuo mentore morrà. Non te ne andrai vivo di qui, traditore. No, tu fraintendi. Io non sono un traditore. Perché non posso tradire coloro che non ho mai amato. Allora sei due volte miserabile, perché hai vissuto nella menzogna. Ma what the fuck? A proteggerti? Oh, mi deludi. Perché non condividi ciò che hai appreso con tutti come un assassino che si rispetta? Perché non condividi con i tuoi fratelli la reale estensione della tua ambizione? Dov'è il tuo senso di fratellanza? Ma perché siamo tornati qui? Io non lo so. Salve. Quell'uomo. Salve! Ma perché? Cioè, che cosa è successo? Che dovevo fare? Ma se non mi spiegate! Ah, uccidi il crociato senza farti individuare. Adesso che ero perso. Altro buon uomo muore e tu ancora non dici nulla. Ma perché li sta ammazzando così senza. Hai insegnato molte cose al Mualim, ma la pazienza non è mai stata fra queste. Parla. Vabbè. Ora o ti taglierò la lingua così che parla tu non ora o taci per sempre. Vai, dai che mancano due. Assassino in volo. Sì. Mercenario. Oh, l'ho già visto.
Vabbè, non era proprio così che doveva andare, ma... Ok. Hai troppa fiducia nel cuore degli uomini, Altair. I Templari conoscono la verità. Gli uomini sono deboli, vili e ignobili. No, il nostro credo dimostra il contrario. Forse non sono abbastanza saggio da capirlo, ma sospetto il contrario, che sono troppo saggio per credere a una tale follia. Gli hai dato un'occasione per conservare la dignità. Perché? Nessuno dovrebbe morire senza conoscere la gentilezza. Ma ha rifiutato la tua cortesia. Era suo diritto. Altair, t'ho visto abbandonare la fanciullezza in così breve tempo che ciò mi riempie di tristezza oltre che d'orgoglio. Ti adegui al ruolo di tuo padre come fosse stato pensato per te. Non lo conoscevo bene come padre. Era prima di tutto un assassino. Anche tu sei nato nell'ordine. Te ne penti? Posso pentirmi dell'unica vita che abbia mai conosciuto. Potrebbe accadere col tempo. E starà a te scegliere la via che preferisci. Vieni, ragazzo, e tieni pronta la lama. Questa battaglia non è ancora vinta. Salva tutti gli abitanti sotto attacco. Sì, mo. Mi spiace, però non era fattibile una cosa del genere. Io adesso non so perché siamo arrivati qui. Quindi contenevano ricordi registrati, queste chiavi. Ah, era un ricordo. Ma che cos'è che cerca di dirci Altair, mi chiedo? Cosa vuole che sappia o che apprenda il futuro? Credo che lo scopriremo presto. Ora, vabbè, in teoria avrei dovuto interrompere il nostro ricordo qui, perché comunque ero già a tipo una mezz'oretta di registrazione affrontando questa missione, ma visto che... Mannaggia la miseria, ho perso... Dove cazzo si esce da sto posto di merda? Dicevo, visto che è successo quello che è successo, quello che avete visto nell'introduzione, il mio sclero, purtroppo, però dai, continuiamo, andiamo a farci l'altra missione con la speranza che non accada di nuovo, perché non voglio perdere questo episodio. È vero che posso tranquillamente andare a ripetere i ricordi, però un conto è viverli per la prima volta con la prima, no, la primissima impressione. Un conto è ripeterli, già so dove devo andare, quello che devo fare, si perde un pochino tutto quanto, no? Ah, smetta, non ha visto niente lei. Perfetto. E quindi siamo arrivati al porto. La Sentinella parte 2. Uno dei tuoi assassini ha scoperto nuove informazioni sull'uomo noto come la Sentinella. È il momento di eliminare questo traditore. Non farti individuare mentre cerchi i prigionieri. Ve la ricordate la Sentinella, quello che... Ah, ecco. Ma siccome avevo visto le guardie, ho detto che cazzo... Notizie del traditore Vali? L'avete trovato? Lui ha trovato noi mentre. Stamane due confratelli sono stati rapiti da questo covo. Adesso Vali chiede che cediamo la nostra proprietà ai Templari. No, noi non trattiamo con coloro che fanno leva sugli ostaggi. Noi li rintracciamo e li facciamo fuori. Allora dovremmo dividerci e rastrellare Galata. Non c'è tempo da perdere. Trova e libera gli assassini imprigionati. Va bene, andiamo subito. Ma ci andiamo da soli? Credo di sì, che non ci sta seguendo. Sono a 129 metri, quindi... Per il momento forse è meglio andare a piedi. Cioè, per terra.
e non per tetti. Cerchiamo di evitare le guardie. Salve. Ma quali guardie? Noi le guardie ce le mangiamo a colazione, signorina. Allora, sono qua sotto, giusto? Exactly. Oh, ragazzi, salve. Dove si imparano queste cose? Vai, andate a prendere quelli lì. Ammazzateli. Forza. Ma quanti siete bravi, ragazzi. Bravi. E liberiamo i nostri amici. Il primo è andato. Andiamo ad aiutare l'altro. È stato Vali a farti questo? Scordati di me. È un tranello. Mi ha rapito per allontanare gli assassini dal quartier generale. Sarà oh no! Lì ora. Oh no, era una trappola questa. Allora bisogna fuggire, veloci. Eccoci, siamo arrivati. Sei un soldato abile, Ezio. Ma non potrai salvare questa città da solo. E quindi che vuoi? Ti seguirò dai tetti. Insegui la sentinella, vai, veloce allora. Ah, lui mi segue dai tetti, quindi noi dobbiamo per forza andare a terra. Bravo. Un tempo il vostro credo mi era necessario quanto l'aria e l'acqua. Ma poi i turchi invasero la Valacchia e voi assassini non muoveste un dito. Come potevo continuare a credere? Se la filosofia d'un uomo non gli lascia difendere la sua gente, la sua casa e la sua famiglia, come può giovare al mondo? La pace sia con te. Bene. Credo sia finita la sequenza anche. Sincronizzazione totale. Ok, sequenza 3 terminata. Claudia, sono entrato in possesso di una delle chiavi di Masyaf. E non è tutto. Ho anche scoperto una mappa, cifrata con segni e simboli, che ritengo mi condurrà alle chiavi restanti. Il suo significato rimane per me un mistero. Ma per fortuna ho incontrato una veneziana disposta ad aiutarmi a decifrarla. Non devo far troppo conto sul mio successo. I Templari hanno ancora una chiave, e per recuperarla mi servirà ben più dell'aiuto degli assassini. Se riuscissi a farmi degli amici alla corte ottomana, l'accesso ai segreti di questa città mi risulterebbe molto più agevole. Sequenza 4, guerra incivile. Oh, oggetto sbloccato verso i fabbri. Ok, allora, fermiamoci qua. Io intanto cerco di vedere se riesco a recuperarvi quella parte prima della missione con Altair, quell'introduzione che non sono riuscito purtroppo a registrare perché appunto mi è crashato tutto quanto e non mi ha salvato la registrazione. Quindi ragazzi, io vi do appuntamento a martedì prossimo per un altro Martedì degli Assassini, sempre qui in compagnia del nostro caro Ezio Auditore da Firenze, qui su Assassin's Creed Revelation. E quindi noi ci vediamo lì. Ciao ragazzi.